Mi fai così, cosa vuol dire che mi fai così? Mi fai già scappare da ridere. Amici di PS Production, Rock Up, questa mattina fa anche un freddo becco, siamo dal nostro amico Bagnara, al caffè dei glicini. Ci abbiamo anche il suono, hai visto qualcuno che ci sta facendo? Pi, pi, pi. Allora non è, no, a parte gli scherzi, sto ridendo perché sono con un personaggio che mi ha già fatto scappare da ridere in senso buono, intendiamoci. Anche perché, no? Sì, sì, direi proprio di sì. No, vedo che sei tutta... Perché ho preso un caffè, sei... sono molto in forma. Quando prendo un caffè, lasciamo perdere, guarda, incomincio a parlare. Allora, qua. Io e lei non ci conosciamo. Ci conosciamo su Faccialibro, tanto che ormai ci si conosce solo lì. FB, Facebook. Però io sono una persona che, a cui piace dare la possibilità a chi ci mette la faccia. So che tu sei una cantautrice, scrivi pezzi di canti, ti sei fatta tutto. Bionda apposta. Per allora, mi sono fatta bionda con le mesh perché c'era il signor Carlino Barbero e il signor P. Pitrino. Comunque, sì, Pitrino, io scrivo... sarebbe lui? Pierino che... E abbiamo un altro comunque... dietro che ci sta facendo delle brutte facce, che sta tranquillamente masticando. Qui non è, vorrei che c'è una... Spero di essere un po' famosa in Facebook. Sei famosissima. Non mi caga mai nessuno. Date una calmata, date una calmata. No. Le domande le faccio io. Ascolta. Sima, ma cosa sarebbe Sima, Sima? Saima o Sima? Come allora, sarebbe S-Y-M-A, è il mio nome d'arte. Sì, quello lo so, fin lì ci arrivo. È un po' di tutto, un tuttofare, nel senso che io... Ma cosa vuol dire? È che io canto, ballo e faccio la comica, questo vuol dire Sima. Me lo sono inventata tanti anni fa. Ma dicono che tuo, proprio ci ho giocato. Il tuo nome all'anagrafe come sarebbe? Silvia. Beh, con la sì, S, capito, quindi nel devi senso dire. No. Silvia? E Setaro. Setaro. È bello il cognome. Qualcuno ti conoscono come dico Silvia Setaro. Ah, sì, ma sì. Ma chi è? Ma come mai ti è venuto in mente di chiamarti Sima Sima? Mi è venuto una mattina che mi sono svegliata e dico devo trovare un nome d'arte. Secondo me, allora, con la S va bene perché mi chiamo Silvia, la Y è una meraviglia, sì. M di Manuela perché è il mio nome preferito e A perché sono comunque una femmina, vai. Grande Carlino. Avrete capito che noi stavamo scherzando. Ci naturalmente no. E a me piace fare la comica, ho fatto anche la comica in passato al laboratorio di Zellig a Milano. Sì, sono passata così, mi hanno aiutato. Sono, allora, mi piace divertirmi, a me fare hai un cabaret. Bagaglio, hai un bagaglio di un certo livello. Davanti alla telecamera proprio, sì. Non sei proprio, cioè nel senso, vabbè, detto tra di noi, ok, ho capito tutto. Ecco, allora, parte di scherzo, calmati un attimino perché è una forza della natura. Tu sei una cantautrice. Oh yeah. Cioè, che tipo di canzoni fai, nel senso intimistiche, politiche, di protesta, d'amore, come non lo fermo, di fantasia. Io vado di fantasia. Io mi immagino ballare su un palco perché la cosa che amo di più, c'è un'energia della Madonna, cioè, mi emoziono. Facciamo stare e trasmetto quello che che mi sento, trasmetto il canto che io, cioè canto davanti agli altri, quindi lo trasmetto questa cosa qua, me lo dicono, io sono felice, mi emoziono, amo la discoteca, amo proprio cantare e ballare e dopo fare anche la comica. Non so se si vede. Oh, se Colorado caffè. Allora, diciamo che sei un artista a tutto tondo. Eh sì, sono un personaggio. Dicono che mi devono notare. Boh. Ma io sono tutto io. Non ci hanno notato. Io sono tutto io. Abbiamo un amico lì che sta facendo sì sì con la testa. Allora, dico di no. Dimmi un po' una cosa, ma ti ispira qualcuno per tutta la... o ce l'hai proprio dentro di te? No, no, da piccina, mi piace proprio cantare e ballare su un palco, starei tutto il giorno. Proprio amo cantare, anche inventarmi le canzoni al momento o fare qualche battuta, perché magari vi vedo in faccia e vi faccio la battuta, però. Meno male che io non c'entro, guarda te. Non rido, ok. Senti un po', Piero, se facessimo una cosa che non abbiamo mai fatto? Sì? Allora, io ora sai cosa faccio? Io adesso levo le sedie, sposto un attimino il tavolino, ti lascio il microfono e voglio vedere come balli e come canti. Allora, e arrivo ragazzi, un attimo, okay? Va bene, ok. Lo fai? E vabbè, tanto incomincio a fare l'anteprima della mia canzone. Ok, ok, noi problemi non ne abbiamo, è un po' un'intervista sui generi. Ho la face, ho la face. Ho la face, allora, aspetta. Sima non sa se dirà quale sia la verità su di lei, tuttavia una cosa solo sa, danzerà, canterà ed allora lo dirà, in realtà tutto qua che mai più si fermerà. Che sia, sono tua, già lo sai, come in preda alla follia.
già stanco, basta, più pazienza. Io ho visto come balli te, vieni. Io ti dico la verità, mi devo sedere perché ho visto lei, sono già stanco morto. Sarà l'età, sarà... ma tanta veramente. Cioè, difatti abbiamo qui Bagnara che probabilmente ci chiederà i danni, perché il pavimento ballava comunque. Cioè, ma diventa a parte che ti muovi molto bene, ti è vero che sei proprio una persona che esprime energia. Quello che devo dire, però, amo il palco. Dirò un po' di nuovo? Amo il palco. Però ti posso fare una domanda seria, no. E mi rispondi con una, certo, risposta seria, perché un po' di serietà ci vuole, anche perché se no dico, dove sono usciti questi due? Insomma. Allora, tu adesso stai preparando questo nuovo pezzo che l'hai scritto tu. Come si intitola? Allora, si chiama Sima Dance, è un pezzo uscito nel 2013 e adesso volevo fare appunto un video che possa andare in tutta Italia. Perfetto, punto. Qualche impegno tu a breve dove ti possiamo vedere, qualche teatro, qualche locale dove ti possiamo vedere, così la gente magari ti viene a seguire? Stiamo facendo un LP con la Mimi Record dell'Umbria e a breve poi mi vedete sul palco in tutta Italia, quindi la prima tappa a Roma e poi non ve lo posso dire perché comunque... No. Vuoi mica ripetere la tua casa discografica? Mimi Record. Ascolta, chiunque ti volesse contattare o parlare o chiedere qualunque cosa su di te, dove ti può trovare? Allora, su setaro.silvia@yahoo.it. Poi? T-I-I-T, ok, benissimo. Hai qualche sito, qualche www? C'ho Facebook, sempre Setaro Silvia, mi vedete sempre bionda con una chioma, con i capelli lunghi, rock e tara, perché comunque mi piace anche il rock, oltre alla discoteca, e insomma sono qua. Se mi volete cercatemi, perché io vi do tutte le spiegazioni. Vai! Io non dico niente, PS Produzione, Rocca, io Carlino e Pietro. Sima, ciao, ci vediamo. Ciao, grazie a tutti. Semplice che sia, sono tua, già lo sai, come in preda alla follia.